Oggi si festeggia San Vincenzo, il più celebre dei martiri spagnoli. E auguri a tutti coloro che portano questo bel nome. Il nome di Vincenzo è di origine romana e deriva dal verbo vincere e dal sostantivo vincitore. Perciò i primi cristiani chiamavano volentieri i propri figli col nome di Vincentius, si usava il latino. Nato in Spagna, a Huesca, da una famiglia consolare, è stato affidato a Valerio vescovo di Saragozza, e per essere avviato agli studi. Cresciuto alla scuola di questo santo pastore, divenne più eloquente del vescovo che lo fece arcidiacono e lo incaricò di predicare il Vangelo e di attendere ai servizi di carità e all'amministrazione dei beni della comunità, compiti caratteristici del ministero diaconale. Persino i pagani ammiravano il suo zelo nel soccorrere i bisognosi e molti si lasciavano conquistare dalla sua parola convincente, abbracciando la fede cristiana. Il vescovo, ormai anziano, aveva trovato in lui il suo braccio destro e lo considerava il suo successore. Quando scoppiò la persecuzione dell'imperatore Diocleziano, il governatore di Valencia, Daciano, nel 302, si lanciò con inaudita ferocia contro i cristiani di Spagna. Vescovo e diacono, sottoposti a torture, testimoniarono grandemente la loro fede. A questo proposito si narra che Daciano, non riuscendo a piegare Vincenzo, che professava con forza la sua fede, avesse escogitato ogni genere di tormenti, con punte acuminate, verghe, frustate, fuoco e ogni genere di orribili torture. Più aumentavano le torture e più Vincenzo rimaneva sereno e disposto a servire Dio, al punto che egli stesso disponeva il suo corpo per essere torturato. Ecco, quando ormai i carnefici non sapevano più quali pene infliggere a Vincenzo, poiché il suo corpo era tutto straziato, ecco che il re dei re, per il quale Vincenzo ha sofferto, cambiò il suo tormento in gloria. Una grande luce invase le tenebre del carcere, sbocciarono fiori profumati e dove prima c'erano le punte acuminate della tortura e i piedi del santo martire, si sciolsero e scesero dal cielo gli angeli a confortarlo. Bella questa immagine. Il santo avanzava sui fiori insieme agli angeli e cantava i salmi e il soave profumo e il dolce canto si spandevano anche fuori dal carcere. Immaginate cosa è successo, i custodi rimasero atterriti e guardavano dalle fessure ciò che stava accadendo e lo stupore della visione fu tale che tutti si convertirono alla fede in Cristo. Daciano si vergognò della disfatta e si spaventò. Pensò solo di vendicarsi sul suo corpo. Lo prese e lo gettò nel campo perché fosse divorato dai cani. Ma cosa successe? Un misterioso corvo, sopraggiunto al momento, lo salvò da quell'orrendo scempio. Allora il governatore fece gettare il suo corpo nel fiume, dopo averlo fatto cucire in un sacco insieme con una pietra per fare in modo che andasse a fondo. Il corpo non affondò e, trasportato dalle acque, tornò a riva. Così i cristiani poterono recuperarlo e seppellirlo con ogni onore. In onore di San Vincenzo venne poi edificata una chiesa nella quale sono ancora oggi custodite le sue spoglie. La fama del suo martirio, secondo quanto ha scritto di lui Sant'Agostino, si diffuse subito e Agostino scrive «fin dove si estende l'impero romano e il nome cristiano», così lui scriveva di questa fama. E Sant'Ambrogio nel suo proemio dice di questo martire «San Vincenzo è spezzato, battuto, flagellato ed arso vivo, ma nel santo nome del Signore rimase invitto il suo animo».
perché desiderò di piacere a Dio piuttosto che al mondo e preferì morire al mondo piuttosto che a Dio. Questo quanto è stato scritto di lui. Ecco, San Vincenzo è il protettore dei vignaioli e dei mercanti di vino ed è il patrono di Saragozza, di Saint-Vincent, di Vicenza e di Cernobbio. Oggi, nel ricordo di San Vincenzo, preghiamo con le parole di Nicola Sarale. L'unica consolazione è il Cristo crocifisso, che ci garantisce l'amore dell'Altissimo, pur nel travaglio mai così misterioso e drammatico della nostra vita. Il crocifisso ci invita alla pazienza e all'amore. Nessuno può giudicare l'uomo, perché l'uomo è mistero come Dio. Dobbiamo amare e soltanto amare. Il crocifisso ci accoglie tra le sue braccia divine. È questione di un po' di pazienza, di tanta fiducia e di un immenso amore. Torturati e tormentati di tutto il mondo, non cercate di capire, cercate di amare. Non c'è nulla da capire nell'infinito. L'infinito comprende noi e il nostro dolore. Facciamo parte del mistero dell'assoluto crocifisso.